In questa puntata, esercizio Mercedes AMG con la classe G6x6. 50 anni per la 595 Abarth, cui Fiat ha dedicato un'edizione speciale. Serie speciale Citroën per la gamma DS. Sotto la lente, Honda Civic 1006 diesel. Volkswagen attacca la spina per la e-Up elettrica. Avete la patente C? Bene, perché è necessaria per poter guidare le quasi 4 tonnellate di peso a vuoto dell'insolito pick-up Mercedes classe G a 6 ruote motrici. Trazione 6x6, marce ridotte, bloccaggio assistito elettronicamente dei 5 differenziali e, soprattutto, assi a portale, che portano la luce a terra a 46 cm dai 21 che sono tipici della produzione di serie per i più piccoli 4x4 della stessa classe G. I giganteschi pneumatici 37x12 e 5x18 in versione all-terrain possono essere inoltre gonfiati o sgonfiati a piacimento in ogni istante, direttamente dall'interno, permettendo di passare con disinvoltura da un fondo duro ad uno sabbioso, senza scendere dal veicolo e venir presi dalla morsa del calore sahariano. Ma non si tratta di un veicolo spartano pronto per la Dakar. Infatti, grazie a una serie di migliorie degli interni nate dalla fucina AMG, i 4 passeggeri, sì, sono solo 4, possono godere del massimo comfort possibile in ogni situazione esterna. Robusto come solo una G può essere, questo pick-up risponde a capitolati militari, ma senza dubbio i suoi clienti ideali sono gli abitanti delle zone desertiche, almeno a patto che abbiano un adeguato conto in banca. Di prezzo di listino, infatti, nemmeno se ne parla, se non dopo aver deciso quali accessori montare. Con interni mutuati direttamente dalla classe S e una climatizzazione da fare invidia agli americani, questo esperimento Mercedes condotto con lo zampino della AMG riesce a garantire una mobilità che solo i mezzi cingolati possono superare. Se non teme le dune più alte e mantiene una incredibile stabilità nella traiettoria sulle piste di sabbia, infatti, nemmeno i terreni con fondo roccioso lo impensieriscono. Incredibile poi la profondità di guado, di un metro contro i 60 cm delle versioni a 4 ruote motrici. Il motore è il collaudato V8 da 544 cavalli sviluppato da AMG su base Mercedes, abbinato al cambio automatico AMG Speed Shift Plus 7G-Tronic, combinato con la catena cinematica anteriore di G63 AMG e quella doppia posteriore derivata dalla versione 6x6 adottata dall'esercito australiano, con un risultato invidiabile per potenza e affidabilità. Nessun problema, invece, per i consumi, il serbatoio da 159 litri. Per l'assetto sono state adottate molle elicoidali e ammortizzatori specifici, in modo da sopperire al maggiore peso del veicolo, garantendo la massima flessibilità di impiego grazie alle 15 diverse caratteristiche di elasticità delle molle. Mentre l'asse anteriore è provvisto delle molle rinforzate di una versione blindata, il primo asse posteriore presenta caratteristiche di elasticità notevolmente più rigide, il secondo più morbide. Portafoglio a parte, comunque, resta un veicolo adatto agli ampi spazi. Dove parcheggereste in città un mezzo di 5,87 m di lunghezza? Si chiamava Carl Abarth, un uomo con la passione per le auto nel sangue. Una passione che si sviluppò nei molti successi in tutto il mondo. Nacque come artigiano, ma divenne subito il mago delle trasformazioni, elaborando le Fiat 500 in 5,95 e la 600 in 8,50, 1000 e perfino 1003. Abarth fu per Fiat quello che oggi è AMG per la Mercedes, passando dalle modifiche nella sua officina allo stabilimento di Corso Marche sotto l'egida Fiat. Da lì uscirono le 131 che vinsero il Mondiale Rally e le 2 litri prototipo in grado di trionfare su tutti. Un nome indimenticabile dunque che negli anni è tornato alla ribalta con l'arrivo della nuova 500.
Per i 50 anni della marca, infatti, debutta la Abarth 595, 50° anniversario. La 595 più potente di sempre, oltre che la più piccola supercar mai prodotta. La potenza del 1.4 turbo, infatti, arriva a 180 cavalli, con una velocità di punta di 225 orari. E non è tutto. Lo scatto da 0 a 100 avviene in meno di 7 secondi. Vista in strada accanto alla 595 degli anni 60, la 500 Abarth di oggi è un mostro due volte più grande e, ovviamente, con tanta tecnologia in più, già a partire dai freni a disco. Eppure il fascino della piccola di allora resta inviolato. Certo, la velocità massima era inferiore ai 130, il cambio un 4 marce. Insomma, si deve risalire indietro nel tempo. Però per la 595 di oggi fa blasone anche avere una progenitrice tanto nobile, irrorata da quel sangue blu che si guadagnava solo sulle piste o nelle corse in salita. Citroën lancia il nuovo equipaggiamento esclusivo Fubor Addict, dedicato a tutta la gamma DS, dedicato quindi a DS3, DS3 Cabrio, DS4 e DS5. L'allestimento speciale Fubor Addict è ispirato alla Concept DS numero 9 ed è composto da speciali verniciature per la livrea in color nero perla, bianco absolute o bianco perla, che si combinano ad una rifinita ed esclusiva grafica per il tetto. Nel caso della Citroën DS5, inoltre, che comprende anche un tetto panoramico, questo particolare disegno tessile a scacchi, le cui trame sono create con il logo DS, si vede all'esterno e dall'interno dell'abitacolo. Gli specchietti retrovisori delle Citroën DS Faubourg Addict, infine, ricevono lo stesso trattamento decorativo del tetto. I cerchi, da 17, 18 o 19 pollici, sono diamantati con il logo centrale in tinta Whisper. I prezzi dei soli equipaggiamenti Fubor Addict della gamma DS variano a seconda del modello e dell'allestimento, partendo dai 600 euro della Sport Chic fino ad arrivare ai 1200 della So Chic, mentre la DS3 Cabrio va da 300 a 800 euro. Per la DS4 si oscilla tra 700 e 1050 euro e la più grande DS5 prevede 800 euro per la versione So Chic e 1350 per la Sport Chic. Prestazioni, consumi, emissioni hanno valori insospettabili in una berlina diesel. Eppure, la Honda Civic con il nuovo e leggero 1.6 a gasolio riesce in questa insolita quadratura del cerchio. Se l'estetica vanta linee ben profilate e raccordate, con un aspetto di insieme che le dà quella esclusività solitamente appannaggio di vetture particolari, la meccanica ha trovato la sua interpretazione migliore con il nuovo 4 cilindri. Lasciato il 2002 da 140 cavalli della versione precedente, infatti, la Civic oggi sfrutta appieno i 120 cavalli del 1.6,
pieno di coppia fin dai bassi regimi e con accelerazioni che potrebbero destare l'invidia di molti motori a benzina che si incontrano sulle sportive. Rimaste invariate le caratteristiche di spicco quanto a tenuta di strada e frenata. Civic 2013 vanta un livello di emissioni particolarmente basso, 94 grammi per chilometro, e consumi al limite dell'irreale. Al di là dei valori dichiarati dal costruttore, infatti, è difficile scendere al di sotto dei 20 km litro nella percorrenza mista tra strade urbane e percorsi veloci. Sempre rapido e preciso il cambio manuale a 6 rapporti, dove è diversa, ad esempio nella posizione di guida, in controtendenza con quelle di SUV e crossover perché è bassa. Guidando sei dentro la vettura, in compenso i comandi sono tutti realmente sotto le dita. La versione in prova costa, chiavi in mano, 25.150 euro. Non certo pochi per una vettura di questo segmento, ma la qualità di materiali e dell'assemblaggio ripagano questo listino, diciamolo pure, un po' tirato verso l'alto. Se non possiamo considerare poi un difetto la scarsa visibilità posteriore, un alettone al centro del lunotto risulta piuttosto ingombrante nel retrovisore, caratteristica che al momento si riscontra in molti modelli in listino, ci è parso poco adeguato alle tendenze attuali che le portiere non si blocchino automaticamente dopo la partenza. Il bilancio resta però comunque positivo, grazie alle doti dinamiche del motore e alle finiture di qualità. La bontà dell'assemblaggio inoltre permette di godere di un ambiente dalla qualità di vita elevata, confinando i possibili aspetti meno gradevoli a pochi particolari di secondo ordine. Equipaggiata con un compatto propulsore elettrico capace di un picco di potenza di 60 kW, circa 82 cavalli, e con una potenza continua di 40 kW, cioè 55 cavalli circa, Volkswagen ha messo a punto un'altra arma nel settore delle vetture ecologiche. È la e-Up, piccola e costosa, quasi 27.000 euro in Germania, utilitaria, che vuole proporsi come cittadina ad alto valore ecologico. Caratteristica delle vetture elettriche è sempre l'elevato valore di coppia e la e-Up non delude in questo senso, con un valore di 210 Nm. Quanto alle prestazioni, la vettura impiega 14 secondi per passare da 0 a 100 e raggiunge la velocità massima di 135 km orari. Il motore viene alimentato da un pacco batterie agli ioni di litio, con una capacità di 18,7 kWh, sufficienti per garantire un'autonomia massima di circa 160 km. Prevista anche una carica rapida che permette di rigenerare l'80% del totale in soli 30 minuti. Esteticamente, non mancano i richiami alla sorella maggiore, Volkswagen e-Golf. Ad esempio, per una nuova fascia paraurti all'anteriore contraddistinta da inedite luci diurne a LED a forma di C, inserite agli angoli dell'auto. Nella fiancata, inoltre, non mancano nuovi cerchi in lega dal design più aerodinamico e con verniciatura bicolore, dal diametro di 15 pollici. Nuovo anche lo scudo paraurti al posteriore, che richiama quello frontale con la presenza di due elementi laterali rossi a forma di C. L'estetica della versione a zero emissioni è completata dal logo e-Up, che fa bella mostra di sé sul portellone posteriore. In Germania la e-Up costerà dunque 26.900 euro, certo non un prezzo popolare e alla portata di tutti, ma siamo abituati ormai a cifre fuori mercato per i prodotti a propulsione elettrica. In compenso sarà completa la dotazione di serie.